L'origine di questa civiltà si colloca cronologicamente tra l'VIII e il VII secolo e geograficamente, grosso modo, tra i corsi dell'Arno e del Tevere. Parliamo dunque della zona attualmente compresa tra Toscana, Umbria e Lazio settentrionale. Di certo, fra il VII e il I secolo a.C., gli Etruschi abitarono stabilmente il territorio della cosiddetta Etruria propria, corrispondente all'attuale Toscana, a parte del Lazio e dell'Umbria. Lo confermano le iscrizioni rinvenute in questi territori. Gli Etruschi sono stati definiti il popolo delle città. Prima delle altre genti dell'Italia antica, abitarono grandi centri urbani, nati intorno al 600 a.C. dallo sviluppo dei maggiori villaggi villanoviani. Sulla costa ogni città possiede uno scalo, base per il commercio, ma anche punto di partenza per operazioni di pirateria sul mare, per le quali gli Etruschi erano famosi. La storiografia ricorda l'esistenza di 12 città-stato nell'Etruria propria, che in determinate situazioni politico-militari si riunivano in un santuario federale, il Fanum Voltumne, identificato presso Orvieto. La loro organizzazione consisteva in città tra loro indipendenti, governate dai cosiddetti lucumoni, poi sostituiti dagli zilat, magistrati eletti annualmente. Ad un certo punto le 12 città principali si riunirono in una lega, con scopi prettamente religiosi. Queste furono Veio, Cere, Tarquinia, Vulci, Roselle, Vetulonia, Volterra, Chiusi, Cortona, Perugia, Arezzo e Fiesole. I rappresentanti di questa confederazione si riunivano una volta l'anno, o nei casi di pericolo, in un santuario nei pressi del lago di Bolsena. Gli Etruschi non diedero vita a uno Stato unitario, ma a una serie di città-stato, governate da un lucumone, un re elettivo che restava in carica vita e aveva il potere giudiziario e militare. I simboli del suo potere erano la corona d'oro, lo scettro, il trono o sella curulis e i fasci, simboli del potere giudiziario. Erano tutti simboli che sarebbero passati ad alcuni magistrati romani. Il lucumone era affiancato da un consiglio degli anziani, formato dagli esponenti più autorevoli dell'aristocrazia terriera, composta a sua volta da gruppi familiari uniti da vincoli di sangue. Solo all'inizio del VI secolo a.C. il lucumone fu sostituito da magistrati eletti annualmente, rappresentanti anch'essi dell'aristocrazia. Le 12 città maggiori, tra cui Arezzo, Volterra, Perugia, Chiusi, Vulci, Tarquinia, Cere, Veio, pur restando indipendenti, erano unite in una confederazione, la Dodecapoli, di carattere religioso ed economico.